Il tridente è venuto fuori sapendo che non potevo utilizzare un giocatore. E ho detto, ma se proprio devo cambiare, cambio tutto, almeno me. Poi avevo sempre questo dubbio di che avevano fatto bene a Renate, facendo anche una partita in 10 nel secondo tempo, se avevano molto aiutato anche la squadra. Oggi l'hanno fatto molto meno, anche perché il campo forse non lo permetteva nemmeno, però hanno tenuto perlomeno impegnati i tre difensori centrali, hanno sempre permesso di recuperare la palla in una certa maniera. Avevamo preparato la partita pensando che loro giocassero con le due punte, invece poi infoltendo molto il centrocampo ci hanno anche sorpreso e siamo dovuti un attimino correre a ripari con l'ingresso di Silvestri Marco. La partita poi lì abbiamo rischiato poco e niente, a parte quel contropiede, però abbiamo gestito di più la palla, ci abbiamo provato di più, Cian ci ha messo tre o quattro palloni buoni, molto buoni. Prendiamoci questi tre punti perché ci serviranno, soprattutto per morale, per ragazzi, per l'ambiente, perché noi partendo come siamo partiti è chiaro che dobbiamo lavorare molto. Con i tre davanti abbiamo mantenuto costantemente l'iniziativa, ne abbiamo creato tantissimo, però quantomeno stavamo da questa parte, si evidenziava la mancanza di un uomo che, come dice lei, salta l'avversario, crea superiorità, perché le caratteristiche insomma erano non adatte per gli esterni. No, ma noi abbiamo costruito una squadra per giocare con due punte. Le tre punte in questo momento forse la squadra non le sopporta nemmeno, onestamente è stato un po' un azzardo mio, però è chiaro che a noi ci manca un tipo di calciatore. Ora non so se hanno chiuso anche per Zennaro, non lo so, perché ancora non c'è nemmeno l'ufficialità, finché non firmano contratti la gente non si può mai sapere che dice, però speriamo che arrivi un giocatore diverso da quello che abbiamo, da quelli che abbiamo. E sicuramente ci potrà dare una mano, perché noi abbiamo solo il gruppo, è compatto, ma è un bel gruppo, tra le altre cose ci si sta bene anche insieme e non è facile, perciò io sono contento, poi se arriva quelli che ci possono dare una mano ancora più contento. Mister, tra le note positive di una serata bella, perché è finita bene, io ci metterei su tutto il pacchetto arretrato, ha dimostrato una solidità davvero notevole. No, hanno fatto bene. Silvestri fa l'attaccante aggiunto, ogni tanto piglia a parte, ma va bene, tanto tengo fermo Rocchi. No, mi sono piaciute tutte e tre, a parte Rocchi un paio di volte che ha forzato il pallone senza motivo. Però ha fatto una buona gara anche lui, così Miceli, portiere da tranquillità, i laterali hanno fatto una buona gara, anche il ragazzo del 2001 Burgio ha fatto dei buoni spunti, è partito timido, però è normale che siamo a questo punto, insomma. A che punto siamo? Come percentuale? A volte si fa il giochino, no? Noi ancora ci abbiamo, non le voglio nemmeno dare le percentuali, io credo che dobbiamo... Secondo, per come concepisco io il calcio, molto lontani, per come lo intravedo io, poi a volte ci si riesce nemmeno, non è che io ho la bacchetta magica, mi auguro di far diventare questa squadra anche bella a vedersi, perché secondo me hanno le caratteristiche anche per essere belli da vedere. Lo ripeto, se lavoriamo bene ce la possiamo fare a toglierci diverse soddisfazioni. Ma può essere un segnale in un cantiere che accusa un ritardo, perché l'ha detto pure lei, no? Certo, ma ci mancherebbe. Ma... Prendere tre punti così sono segnali. No, a me quello che mi è piaciuto è che abbiamo rischiato poco. Non abbiamo combinato un granché, parliamoci chiaro, se no diciamo bischerato. Però siamo stati tosti, lottavo su ogni pallone, hanno fatto... Sì, poi la C è questa, difficilmente... Si vedrà grandi partite sotto l'aspetto tecnico, perlomeno io negli ultimi anni ho fatto un po' la B, ma la C me la ricordo così, insomma. Bisogna adeguarsi, lottare, a volte siamo brutti e si vince, a volte saremo belli e faremo fatica a vincere. Davvero in 30 secondi una panoramica, perché purtroppo ce ne capita nella Lega Pro di tutti i colori, a Potenza non si gioca per il Covid e Catanzaro non parte, cioè Trapani non parte per Catanzaro. Ma io queste cose qui, guarda, io ho parlato l'altro giorno
Io dico, faccio una constatazione, perché faccio fatica a capire come si ragiona, no? Non si è fatto dei tamponi d'estate e si è permesso a tutti di fare i cavoli sua, cioè pochissimi tamponi di controllo, giusto? Se non sbaglio 20.000. Adesso siamo andati oltre 120.000. È normale che i positivi sono ancora di più. Lascia perdere che poi nel calcio, se uno va a un ristorante e rischia di prenderlo, non è che si può stare chiusi in casa tutta la vita qui per far contenti qualcuno. È chiaro che qualcuno prende il positivo. È successo a noi, ma nessun sintomo. Perché poi, secondo me, la cosa più importante è che sintomi ha. Se uno sta male, mi dispiace, poverino, ma se no bisogna trovare una strada che per gli asintomatici non puoi tenere 15 giorni chiusi in una stanza e non hanno nessun segnale di malessere. È assurdo, per me, che sono ignorante, per carità di Dio. Solo per chiudere, Aloy, si chiarisce che cos'ha, perché non sappiamo. Non tocca a me, non tocca a me. Penso che chi dovrebbe parlare di Aloy, a me mi ha chiesto un favore di somma, sì, e io lo faccio, ne parla di somma. Di questa situazione qui che si è creata ne deve parlare il direttore. Mi è stato chiesto questo, io lo faccio, se no non avrei problema a parlare.